and the West rose up. SK Telecom continue to rule the world. Fousey goes godlike. Signore e signori, eccoci qua ritrovati. Io sono Telena Squa, affiancato come sempre dal carissimo Wally con una pacifica cascata. Una fragorosa cascata. Come una fragorosa cascata. Guardala come silenziosa, tranquilla, rilassante. Sei contento, sei piccolino, beato. Come i Royal che hanno appena vinto un match davvero bello nei confronti di Paris Saint-Germain, nonostante il ritmo di partita, nonostante ci abbiano provato fino all'ultimo a creare quelle occasioni, alla fine il late game scaling e un Twisted Fate che trova carta gialla dopo carta gialla, affiancato da uno Xiao Hu su Lee Sin, hanno un po' condannato questi Paris Saint-Germain, che erano sì, con l'idea giusta in mente, forse un pochino troppo gridi. Sì, in un paio di circostanze un po' ci troviamo naturalmente a tessere le lodi degli RNG, ma ci chiediamo dove sia finito quell'early game esplosivo che hanno messo in atto i PSG, perché ne avevano tratto grandi frutti che però non sono riusciti a mettere a frutto. Punto. Peccato però, peccato perché per i PSG sognavo la consacrazione a... Sai, la storia dell'underdog è sempre bella, no? La storia dell'underdog che riesce a pestare i piedi ai giganti, alle divinità, fa sempre specie. Sognavo dei PSG di nuovo in grado di far sanguinare gli RNG. Ma così non è stato. Ora però una sfida, dicevo, un po' che ci vede ai poli opposti, in quanto caster del CK versus caster di LEC. Porta bandiera per LCK, porta bandiera per LEC in questa sfida da Monkia contro Mad Lions. E vediamo se i Mad Lions riusciranno un po' a risolvere quello che è il loro problema, l'adattarsi troppo ai loro avversari piuttosto che proporre il loro stile di gioco. I Damwon e i Monkia sono proprio, abbiamo il nostro modo, se funziona bene, se non funziona amen. Per ora ha funzionato nel 90% delle volte. Sì. Abbiamo avuto una singola sconfitta per mano dei Royal Never Give Up, ma chi non sta perdendo dai Royal Never Give Up? Quindi non stupisce quello. Ora c'è da vedere se i Mad Lions hanno capito se il modo di affrontare questi Damwon è proporre il loro gioco piuttosto che provare a giocare sullo stesso campo, sullo stesso terreno, sulla quale i Damwon hanno più esperienza semplicemente. Dici bene. Ieri hanno fatto esattamente quello. Ieri hanno perfettamente giocato nel piano dei Damwon. Avevano effettivamente una comp che, se vogliamo, arrivava in ultra late game con il favore dello scaling migliore, ma quello che non si riesce a valicare del gioco dei Damwon è l'esecuzione meccanica impeccabile nel mid-late game a parità di risorse. Non puoi permetterti di farli arrivare a quella soglia dei 27-30 minuti con le tue stesse risorse, perché ti fai male, ti fai davvero male. E i Mad Lions sono di quei team che possono imbastire un gioco sin da early game minaccioso, fastidioso, che pesti i piedi ai Damwon nel loro processo di scaling, nel loro processo di snowballing sui campioni che appunto non avranno magari grosso scaling ma vogliono spikare in fretta e poi essere problematici. Ieri non è andata per il verso giusto, è stata una giornata molto difficile. Ho anche letto di un Elioia in uno stato di salute non ottimale nella giornata di ieri, ha avuto qualche problema fisico. Speriamo naturalmente si sia ripreso, perché nel bene o nel male, per chiunque si tifi, quel che ci si auspica da queste due squadre è che esprimano il loro miglior gioco in assoluto. Chiaro, è sempre bello vedere lo spettacolo massimo possibile da parte dei team, anche in queste best of one. Non è una serie prolungata in cui puoi vedere lo scontro titanico, vedere chi la spunta alla fine, ma queste best of one vanno a determinare chi va avanti nel knockout stage. Abbiamo già quattro team che comunque sono belli solidi, belli comodi, su una posizione, una probabilità estremamente alta di passare. Allo stesso tempo, ora ci sono gli ultimi match che ti devi disputare. Ricordiamo ancora quattro match per la maggior parte dei team, tranne Royal Never Give Up e Paris Saint-Germain Talon, che ora sono a tre match rimasti per loro. Vuoi a tutti i costi presentare il massimo. Ora non puoi più concederti troppi errori. Per alcuni team addirittura non puoi concederti errori più, punto, fine. Già, come ad esempio i Cloud9. I Pentanet, se proprio vogliamo credere nel sogno. A cappello, 4-6 e devono succedere una serie di sfortunati eventi per gli altri team per permettere e concedere una situazione di questo tipo. Pressoché impossibile, ma di nuovo i Pentanet loro l'hanno fatto. Dunque,
Parliamo un po' di gioco giocato, parliamo un po' di quelle che sono le possibilità concrete che questi Mad Lions hanno di pestare i piedi ai Damwon Kia. Ecco, uno dei punti salienti del gioco di Damwon all'interno di questo MSI doveva essere quella corsia superiore con un Khan spesso relegato al lato debole, il che in questo matchup doveva dare molto terreno ad Armut, che ad esempio è un volto della franchigia dei Mad Lions, un giocatore che dalla corsia superiore spesso vuole acquisire carry e non lati deboli. Quindi ancora una volta in questa Champions Select particolare attenzione dobbiamo secondo me rivolgerla alla corsia superiore. Parte infatti la draft dei Mad Lions con un signature band apertura, quello di Renekton. D'altra parte la rimozione di Thresh, campione rispettatissimo, a detta di Barry stesso sul finire di split LCK, uno dei campioni più forti del gioco in senso assoluto, Thresh. Nocturne rimosso ora dai Mad Lions. Abbiamo visto in molte occasioni la chance di triflexare questo campione, corsia superiore, centrale e o giungla, perché no? Di conseguenza vogliono andare a togliere un po' di quella presenza globale con la quale tenere in piedi il game. Secondo me questo ban di Nocturne dà il via ad una draft dei Mad Lions molto proattiva. Il fatto di voler togliere presenza globale vuole far sì che un fianco dei Damwon venga scoperto e possano affondare il colpo. E infatti vediamo anche la rimozione di Tahm Kench, quindi sono disponibili Morgana, Rumble, Lee Sin. Hai veramente tanti campioni accessibili. Damwon Gaming Kia ora che vanno per la chiusura della draft nella fase di ban con la rimozione di Lucian. Okay. Lucian e Varus i mossi, quindi Lee Sin è disponibile, Rumble è disponibile, Morgana è disponibile. Ci sono così tanti campioni cui tenere conto. Senna è disponibile, ma non c'è Tahm Kench, quindi sarebbe un pochino più azzardato. Quella scena. Okay. No, calma, ci starebbe. Non baitarmi. Ci starebbe. Allora, l'intento dei Mad, secondo me è chiaro, non sono dei ban canonici quelli con cui hanno aperto questa draft. No. Solamente Renekton è un loro staple, un loro standard ban. La rimozione di Nocturne e Tahm, secondo me, sono un chiaro segnale del fatto che vogliano lasciare in difficoltà soprattutto la corsia inferiore dei Damwon Kia. Non vogliono concedere a Beryl la possibilità di giocare a custodia di Ghost. Vogliono far sì che magari un Armut dalla corsia superiore su quelli Sin possa fare un po' il gameplay di Xiaohu poco fa e possa trovare in opposizione a una di carry molto più indietro. Elioia va a preselezionare per Karzi nella corsia inferiore Xayah. Spesso stiamo vedendo questo ritorno della risposta di Xayah alla selezione di Kai'Sa. Dobbiamo naturalmente sottolineare la scelta di Canyon dell'acquisizione di questo Udyr, ma oramai non ci sorprende. Nonostante Morgana e Rumble siano open, Canyon spesso predilige Udyr, che gli dà questa libertà di muoversi rapidamente tra i campi della giungla, che gli dà questa opportunità di invadere anche la giungla tutte le volte che vedono Elioia affacciarsi alle corsie. Sarà Shen alla fine su quella corsia superiore oppure qualcosa di diverso? Si divertono un po' con gli over. C'è anche Kog'Maw, che giustamente sottolineano potrebbe essere una selezione per quella corsia centrale. Ma alla fine chi sarà? Io si divertono non fino ci credo. All'ultimo. Shen lo trovo molto buono. Shen lo trovo molto buono. Nautilus. Ok. Di nuovo, Nautilus. Avrei morso l'amo in pieno io nei panni dei Damwon con il voler prioritarizzare la selezione di quello Shen, perché se il ban con cui vogliono aprire la draft i Mad è quel Nocturne, qualcosa bolle in pentola. Potrebbe addirittura arrivare un Twisted Fate. Potrebbero essere i Mad Lions a voler lavorare sulla presenza globale e sull'incessante pressione. Quel che è certo è che non finiranno col giocare un game uguale identico a quello di ieri. Hanno imparato la lezione, vogliono una draft un po' più proattiva. Leona Gnar come ban nella fase secondaria. Giustamente adesso stai cercando di tenere sotto controllo Kaiser e hai già Nautilus della tua, quindi se vedi un Rakan volare dici bene, posso bloccarlo, non è assolutamente un problema. Hai rimosso un blind pick sicuro per Gnar, per Khan. Con Gnar rimuovi anche Orianna. Curioso, perché potevi inserirlo su Showmaker magari, visto che hai Udyr dalla tua. E invece lo vai a bannare tu stesso. Quindi vuoi proporre dalla corsia centrale magari qualcosa di più esplosivo, magari una Syndra
per concedere un po' di priorità sulla corsa centrale e mettere invece un pochino più in difficoltà i Mad Lions. Ma vediamo come si evolve. Rimosso anche Seth. Seth è un campione molto caro a Beryl. Sopravvive alla seconda tornata di ban. Ma c'è già Nautilus, Shen. E quindi non potresti inserirlo come supporto. Hai perfettamente ragione. Era una possibilità in corsia superiore. D'altronde Seth è noto bullo nei melee matchup. Loccalo. Io l'ho chiamato. Doveva arrivare prima o poi. Fatelo, ragazzi. Fatelo, per favore. Silenzio. E invece arriva l'aggressione per la topside. Sorprendente per Khan, però. Sì, è molto più aggressivo e è sempre curioso ogni volta continuare a parlare di Khan, come è un giocatore che gioca tutto e ogni volta abbiamo dei periodi in cui gioca più tranquillo e poi gioca più aggressivo, gioca più tranquillo e poi gioca più aggressivo. E quindi si crea questa identità che dipende da evento a evento. Khan è estremamente sicuro, oppure Khan è estremamente aggressivo. Varia ogni volta e vederlo su Aatrox è uno spettacolo. Ora, lock-in nei confronti di Viktor da parte dei Mad Lions. Vediamo come si chiude quella draft, perché ora devi scegliere il supporto e dichiarare ora il supporto quando sapevi già che c'era Nautilus. Purtroppo sei nella situazione che sei blue side. Dovevi prenderti jungler, dovevi prenderti certi campioni. Rakan sembra la risposta, nonostante la possibilità di rispondere bene da parte di Nautilus con i controlli pesanti in entrata. Vediamo, sì, sarà lui. Xayah e Rakan selezionato. Io sono un attimo sotto shock. Comprenderà il mio stordimento il pubblico di LCK nel vedere per la prima volta nell'arco di questa stagione, penso proprio, un Khan andare a pilotare Aatrox. È assolutamente peculiare. Ok, la selezione di Zoe invece non sorprende il pubblico più affezionato di LCK. D'altronde è signature pick di Showmaker. Io trovo che questa draft dei Damwon Kia presenti tante insidie per i Damwon Kia stessi. Non stanno facendo qualcosa di estremamente usuale. Stanno provando proprio a spingere la zona di comfort di Khan. E d'altronde, quante critiche ha ricevuto Khan nel percorso a questo MSI per la sua champion pool così ridotta. Più che ridotta, relegata a Sion. Sta rispondendo molto bene alla chiamata del suo coaching staff, che lo ha messo una volta su Lee Sin, spettacolare partita, una volta su GP, spettacolare partita ancora una volta, nonostante fosse un campione che spesso veniva recriminato a Khan essere il suo peggior campione in assoluto. Oggi propone Aatrox e non possiamo che tenere gli occhi incollati a quella corsia superiore. Armut ha una grossissima responsabilità nel far pentire amaramente i Damwon di aver selezionato Aatrox per il proprio top laner. Vedremo, perché Lee Sin comunque anche lui si fa forte di Goldrinker e Aatrox penso che andrà a pareggiare sulla stessa risorsa, visto che contro un avversario che vuole a tutti i costi prendere sustain dalla sua, Lee Sin ne ha bisogno. Hai bisogno di quel clear costante sulla corsia, quella pressione che vai a creare. Sembrano belli convinti da Damwon Gaming Kia. Vediamo un po' se questa convinzione verrà premiata, oppure se i Mad Lions riusciranno a punire pesantemente tutte queste selezioni. Perché sì, è bella la draft di Damwon, non è così semplice da eseguire. Abbiamo già visto le Zoe purtroppo fallire, ma questo è Showmaker, lui non fallisce. O forse sì. Scopriamolo insieme, signore e signori, perché entriamo sulla landa degli evocatori per il secondo match di oggi. Mad Lions Blueside e Damwon Gaming Kia Redside. Signori, si comincia, e se c'è una lezione che avrà imparato anche Lioia a questo punto è che il primo campo non è mai da darsi per scontato. Gli avversari, quando vedono Rumble contro, vedono rosso ed è la corrida. Non gli concedono un attimo di respiro, e se c'è un jungler che più che gankare vuole rendere la vita un inferno al jungler nemico, quello è Canyon. Spesso un gioco apparentemente egoista per Canyon, ma si tratta di un lavorare per il proprio team nella forma dell'inibire il jungler nemico. Quando Canyon opprime il jungler avversario, è presente quanto un jungler che ganka. E Lioia stavolta credo possa godere di un pochino più di copertura. Vedo un humanoid al suo fianco nella fronda. C'è un Khan che sul primissimo livello deve guardarsi molto bene dal trade con Lee Sin. È un livello 1 in cui Lee Sin ha sicuramente il coltello dalla parte del manico. Primo campo, per una volta, indisturbato per Lioia. Ed è già un grande sospiro di sollievo probabilmente per lui. Almeno per una volta può stare un pochino più tranquillo, un pochino più rilassato. Corsia inferiore che arriverà
in leggero ritardo, ma sappiamo già che Ghost e Beryl con Kai'Sa e Nautilus prenderanno molto in fretta il controllo della corsia. È inevitabile che succeda. Armut Khan picchia tanto in early game, soprattutto quando prende un Doran Shield dalla sua. Lo tentativo di ingaggio, pioggia di Katia che va un po' sui minion e un po' su Kaiser, mitigano il danno in entrata, ma stanno per arrivare al 2 DK e i Mad Lions devono rispettare. Situazione di corsia centrale che non abbiamo menzionato, ma perché d'altronde è un matchup visto e rivisto, uno scontro tra maghi che sa molto di accordo tra gentiluomini, stretta di mano, ognuno guarda i propri CS e a movimentare un po' la situazione ci penseranno le giungle più avanti. Al momento Khan sta facendo una buona opposizione ad Armut, nonostante il grafico di CS ora veda naturalmente Armut avanti, ma la priorità sulla prima ondata è da darsi per scontato sia di Lee Sin. Troppo difficile per Khan riuscire ad arrassare con le tre istanze di Q un Armut che può chiudere le distanze e mandare a vuoto in OK. Situazione in corsia inferiore che vede sicuramente Ghost e Beryl col coltello dalla parte del manico. Alla faccia, come non detto, Kaiser si lancia in avanti e trova un trade, ma d'altronde avete visto, quasi ne fa più le spese Kaiser nell'averci provato. D'altronde è difficile fare i conti con il binomio Kai'Sa Nautilus. Abbiamo detto prima, nello stesso matchup cambiava solamente il supporto a disposizione della Xayah, trattavasi di Leona. È una botlane Kai'Sa Nautilus che fa veramente male, veramente in fretta. Armut qua veramente tanto esposto, ma Kayn decide di andare immediatamente per largo granchio. È una risorsa fondamentale per lui, prendere questo vantaggio monetario e anche di pressione totale sulla mappa. Vediamo se poi si sposterà topside o se si sposterà invece verso il lato inferiore. Vuole anche il secondo arco granchio e infatti eccolo qua sulla corsia centrale. Era stato visto Canyon da quel lume posizionato da Armut vicino alla trifronda e d'altronde Human ha comunque tenuto una linea abbastanza alta, dando a Canyon l'illusione di poter andare a prendersi una gank, ma si dovrà accontentare, e che bel modo di accontentarsi, di due arco granchi. 32 a 24 Rumble e Lioia è tornato in base in fretta e furia per garantirsi la possibilità di ottenere i buzzi il prima possibile. Vorrebbe andare verso la topside, ma non se lo può permettere. O forse sì, è un po' indeciso. Adesso vedono Khan che è fuori posizione, per così dire. Che male che ha fatto i danni, però. Sì. Infatti adesso rischia grosso, è costretto a flashare. Hai già ottenuto una risorsa. Armut però ora dovrà tornare presto a casa e resettare del tutto, perché questa non è una giungla semplice da affrontare. Negli ultimi secondi abbiamo intravisto Khan mettere a segno tanti danni. Ha veramente trovato degli ottimi knock-up. Trova Kaiser il knock-up. Beryl, non trovando la sua ancora, purtroppo ha un po', non dico condannato Ghost, ma l'ha messo in una posizione difficile. Non c'è il controllo pesante? Bene, posso permettermi di fare quello che voglio e andare in. Grazie mille, Beryl, per averlo missato. E che Canyon, che bel min-maxing. Che power farm nei confronti di un povero Rumble che ancora non si può permettere tutto questo. Triste vedere come, nonostante Lioia sia stato lungimirante o forse Humanoid a posizionare quel lume, ci si possa fare veramente poco. Showmaker ha una grandissima priorità. Humanoid è morto. Humanoid è letteralmente morto. Ha camminato in faccia a quella che è la bolla della nana. Showmaker non becca però l'ultimo attacco. Showmaker è vivo, ma anche Humanoid. Come e perché? Questo non dovrebbe Rumble succedere. Lo scudo clutch di Humanoid a salvargli la vita. Mamma, che pelo ambo i lati. Che rischio. Humanoid ha decisamente rischiato in un paio di occasioni che sta provando a far perdere quanto più tempo possibile a Canyon. Sa benissimo che Canyon sta orbitando attorno alla mid lane, ma comunque Humanoid non vuole perdere CS, non vuole perdere la possibilità di ingolosire Canyon, che stavolta è andato addirittura a flashare in bear slap per provare ad assistere Showmaker sull'uccisione. Guarda come Humanoid, grazie a questo suo posizionamento comunque molto aggressivo in corsia, non cede alla pressione psicologica esercitata di Canyon e infatti è lì leader della classifica dell'esperienza. Sì, perché molto è stata condivisa tra Showmaker e Canyon proprio in quell'ingaggio, nel momento in cui hai cercato l'all-in su Humanoid. Continuo ad avere i brividi, perché mamma, che pelo entrambi. Ho rischiato molto di più Humanoid, ma ora condividi anche l'esperienza con Lioia, quindi minimo andrà a colmare Showmaker. In tutto ciò topside, però Armut sta riprendendo un minimo il controllo della situazione. Ferite gravi da parte sua, giustamente comincia a essere un minimo pericoloso.
6 contro 5. Oh, purtroppo non stava guardando, mi sa. Infatti vede arrivare teletrasporto a parte di Showmaker. Ecco un altro stordimento. La bolla della nana non va. Elioia è vivo, ma per un soffio. È già inibita la possibilità per i med di rispondere su questo arco granchio. Ma Armut non è diverso avviso. Humanoid qua che cerca la linea. I danni di Canyon. C'è la tempesta del caos. Il calcio del dragone. Un ultimo colpo. No, Canyon è ancora in vita. Oh! No, manca il mondo Sonic. E non c'è nemmeno il laser disponibile. Ora Showmaker e Khan possono provare a chiudere. Eccolo qua. Ed eccolo Lin. Facile, facile. Primo sangue ottenuto. Armut cadrà subito dopo. Grazie e arrivederci. Canyon getta la lenza. Raccolgono il pesce Showmaker e Khan. Due uccisioni sulle due solo lane. Quanto di buono stava seminando Canyon pressando gli Oi. Hanno raccolto i due solo laner. Oh, corsia inferiore. Tanti danni in entrata, ambo i lati. Beryl è costretto a flashare per avere vita salva. Kaiser voleva l'all-in con questo stione, ma senza Noca purtroppo non vai lontano. E ora, con il richiamo base unito, riusciranno a resettare un minimo. E Lioia non stava guardando, non poteva... palesemente. D'altronde, anche avesse visto Canyon nel bush, c'è poco che può fare con un livello di svantaggio. Ci voleva una pronta rotazione di Armut e Humanoid. La rotazione arriva, ma arriva anche quella di Khan. È una situazione che di nuovo scaturisce dalla pressione che Canyon sta esercitando sulla parte nord della mappa, tra le due solo lane e la giungla. Elioia è già pesantemente indietro. Per quello che è il ritmo di questa giungla stagione 11, è assolutamente stato messo in difficoltà da Canyon. E questo tipo di pressione genera voglia di rivalsa, genera la volontà di rispondere, altrimenti vieni comunque tagliato fuori, vai comunque indietro. Quindi è una lose-lose situation. Provano Armut e Humanoid ad arman forte Elioia. Purtroppo il coltello dalla parte del manico lo avevano i Damwon con un Canyon livello 6. E adesso hai il vantaggio in esperienza e di gold di Showmaker, il vantaggio anche a livello di farm. Topside almeno Lee Sin sta mantenendo una minima pressione, ma quelli sono 1300 gold. La differenza di 500 è sulla top lane, 200 che sono... 200, perdonami, 200 sulla giungla tra Elioia e Canyon in favore di Elioia, ma poi guardi la mid lane, sono 800 gold. Oh, che male. Damn. Il divario di CS si è fatto importante e... tra l'altro Victor, dei due campioni per identità, è quello che ci metterà un po' più tempo a ingranare. Lo conosciamo, è quel mago da controllo con un late game particolarmente idilliaco ancora Lioia una volta. Lioia. Purtroppo con questo Rumble non puoi esporti così tanto. Li hai visti e invece di girarti subito sei rimasto a guardare un attimo. Poi hai scelto tardivamente che forse era il momento di andarsene. Sì, sì. Qui probabilmente... la pressione di nuovo che sta esercitando il binomio top giungla per i Damwon lascia Elioia sconcertato, lascia Elioia senza spazio di manovra reale. Concedere tutto questo terreno sarebbe comunque una bandiera bianca. Sì, è in entrata, provano a rispondere, ma Beryl è ancora in vita grazie alla cura di Ghost. Kaiser estremamente basso di salute, Ghost ora non ha paura di combattere contro Karzi da solo. Beryl era in zona giusto in caso qualcuno avesse tentato qualche colpo gobbo nei confronti del suo tiratore, ma nulla di tutto questo. Damwon Gaming Kia si prende tutto, cioè il messaggero. Messaggero che potrebbe ampliare il divario di una delle due solo lane. Fossi in Canyon, purtroppo per lui, penserei ad una selezione di corsia tra mid e top per questo messaggero. Probabilmente Showmaker è dei due campioni quello che potrebbe capitalizzare meglio su una situazione di lane lunga privando l'avversario della torre. È vero, Aatrox godrebbe di un sacco di terreno per picchiare Armut, per imporsi in corsia laterale, visto che comunque è anche in una situazione di 2-0-1 contro uno 0-1-0 Lee Sin, ma Showmaker sarebbe dei due il campione più elusivo, quello che può effettivamente poi anche muoversi ed eventualmente cercare la via del roaming una volta rotta la map per vie centrali. Vediamo di che avviso sarà Canyon. Quel che è da sottolinearsi è che il drago è assolutamente nelle grinfie dei Damwon, che godono di priorità in corsia centrale e inferiore, specie se ci sarà una gank in corsia inferiore o un contro gank in questo caso, perché Lioia è pronto nella trifronda. Canyon però si sta facendo drago della nuvola indisturbato per ora. Siamo all'undicesimo minuto, quindi come primo drago è anche uno dei più sobri da ottenere. Questo implica che la landa non sia poi così brutta. Ovvio, dipende da quello che sarà il prossimo drago, che è un drago infernale, quindi può o andare molto bene o molto male per quella che è la composizione di Damwon Gaming Kia. Solo Udyr sarebbe davvero contento di un drago da montagna. Beryl non sarebbe triste, però
un bel drago dell'oceano. Un bel drago dell'oceano come anima sarebbe divertente. Mamma Humanoid, quanto rischia. Sì, in un caso o nell'altro credo sia una tipologia di anima che favorisce la composizione di Damwon. D'altronde, tra le fila dei Mad, non i più robusti dei campioni, che sia Drago della Montagna o dell'Oceano beneficerebbe sicuramente più Aatrox, Udyr, Nautilus che non Lee Sin, Kaiser, quindi sul suo Rakan o Elioia su Rumble. In tutto ciò però Showmaker si prende il primo mattone, bellissima risposta di Humanoid utilizzando il campo gravitazionale della Tempesta del Caos e si dimentica dell'esistenza di Canyon e quindi andrà a morirci adesso. No, no, un bel flash in risposta! Come supponevo, Canyon opta per la rottura della mappa per vie centrali, questo espone le due etane ad un maggiore controllo degli obiettivi da parte dei Damwon Kia e lascia a Khan la possibilità di rimanere tutto sommato tra due torri esterne un pochino più al sicuro dalle incursioni di Elioia. A proposito di Elioia, lo vedo percorrere la strada della top lane dritto per dritto, tenterà forse il lane gank rivelato dalle ward di Khan. Fa buona guardia alla sua stessa corsia. D'altronde in queste situazioni forte di un vantaggio così importante, già visto che sei già sull'oggetto mitico, vuoi chiuderti un po' riccio, vuoi non concedere facili incursioni nella tua linea al jungler nemico. 3000 gol di vantaggio creato da parte di Damwon Gaming Kia. Adesso sarà sempre più tosta per i Mad Lions provare a rientrare in game con Khan che arriva sul fianco. Humanoid verrà cancellato dalla faccia della terra. Sei un Victor, sei senza flash e purtroppo ti esponi quando non hai informazioni. Questa è la cosa brutta di perdere la torre così centrale. Non puoi più fare niente, devi rimanere cauto sotto la tua torre e concedi la giungla al tuo avversario. Concedere giungla a Canyon è fin troppo facile. È veramente un jungler che ho di rispetto immane da parte di tutti i jungler da tutto il mondo. Anche quando non va a forzare gank, anche quando non è visibile il suo impatto sulla scoreboard, sul KDA, è uno di quei jungler che tracciano un profondo solco di farm ed esperienza con il jungler nemico. Damwon che ora mettono un bel livello di vantaggio su Showmaker, il blue buff in mano. Canyon sta dettando legge con Udyr e lentamente si sta dimostrando come Udyr ancora sia estremamente potente, nonostante le modifiche alla giungla. Sì, Rumble e Morgana sono divertenti, Udyr è ancora forte, Udyr c'è ancora qui. Oh, Canyon, ingaggiato Canyon. E niente, potrei averlo appena condannato, forse no, perché arriva il teletrasporto, Showmaker subito pronto a intercettare, arriva la bolla della nanna ma non basta, Beryl costretto a precedere difensivamente, sta arrivando Aatrox dalla base, Showmaker adesso intercettato, campo gravitazionale, tumulto di più, molto bello di Karzi, Showmaker alla fine cerca un'ultima bolla, non la trova, non c'è knock-up ma c'è invece il lockdown ai danni di Aatrox. Khan adesso arriva di teletrasporto, il Lee Sin potrebbe fare la differenza, shutdown trovato e questo è il primo, subito però Rakan cade, arriva finalmente Lee Sin con Ar che porta il DPS necessario, il danno sufficiente per abbattere Nautilus e nulla di più. È un 2 per 1 che porta comunque qualche risorsa in mano ai Mad Lions, ma IDK, guardali qua, comodi comodi, si stanno già controllando tutta la giungla pur di ottenere risorse. Sì, Canyon ci sta mettendo una buona pezza, ma sono assolutamente sorpreso dal decision making di Damwon. Mi sarei aspettato una pronta ritirata sul concretizzarsi di quel teleport nella trifronda ad opera dei Mad Lions. Invece la posizione di Beryl rimane molto aggressiva, c'è quel gioco di legittimazione reciproca tra Beryl e Showmaker di una posizione decisamente in counter. Guardate come adesso arriva teleport, Canyon è già scappato con un soffio di vita, Beryl rimane aggressivissimo per qualche motivo. Beryl e Showmaker provano a continuare a esercitare pressione, ma io mi sarei assolutamente accontentato di aver raccolto una summoner nemica. Khan poi estende ulteriormente questa aggressione fuori luogo, a mio avviso, molto vicino alla torre nemica. E infatti Khan sarà il primo a venire abbattuto. Forse un eccesso di zelo da parte di Khan, che si sentiva enorme, forte di succhia sangue, forte di quell'enorme vantaggio sul fronte dei KDA e del farm, dei CS. Molto sorpreso della decisione di Damwon, forse un po' troppo irrispettosi. Damwon ora che stanno cercando di prendersi controllo della zona del drago, drago infernale che risulta comunque gustoso per quanto siano poche risorse, non possono concederlo ai Mad Lions. Infatti tanto spazio è stato già creato
non penso che i Mad Lions proveranno a contestare. Dico no, andiamo al messaggero, lasciamo perdere ragazzi, non ne vale la pena. No, Cannon è comunque gigantesco, livello 11. Tutti sono giganteschi. Fa paura questo Aatrox sul secondo rango della sua suprema. È un ottimo team fight quello che possono esercitare i Mad Lions, non fraintendetemi, è comunque una composizione che si comporta già molto bene dalle primissime schermaglie, ha moltissimi controlli dalla sua, ha molti modi di dispensare danno, soprattutto livellatore missilistico di Elioia, che comunque è uscito piuttosto bene dalla fase di early game, è sul suo Night Harvester, non ha subito troppo divario da parte di Canyon sul fondamentale dei CS, quindi potrebbero effettivamente pensare al team fight. Va detto però che il grafico di Gold dà ragione ai Damwon e quindi forse è caso di non disturbarli, non prima di aver assottigliato un po' questo margine. Scambio di strutture in cui i Mad Lions devono investire un messaggero della Landa per prendere la torre, contro invece Kai'Sa che da sola prende la stitta la torre bot lane, la va a battere più che la stittarla, e questo fa capire la differenza che c'è tra i due team attualmente. Se devi investire così tante risorse per riuscire a gestire i tuoi avversari, per rispondere alla pari ai tuoi avversari, non sei messo bene. E vedendo adesso la Landa oceanica, sei ancora più triste perché, ok, sapevi che dovevi fare ferite gravi perché c'è Aatrox in questa partita, quindi è un must, ce li aveva già Armut. Ora devi per forza di cose, perché sì, se i Damwon prendono quell'anima, buona fortuna a fermarli. È terribile, in effetti. Sono campioni molto adatti a fare gioco di ingaggio e disingaggio e rientro e godo dell'anima dell'oceano. Effettivamente è una brutta gatta da pelare per i Mad Lions. È una situazione di sidelane che vede un Khan molto pericoloso. Non credo ci siano gli estremi per Armut. Per insistere sul trade. Ci prova, perché grazie a quelle minime ferite gravi già può fare un minimo. Però provare addirittura l'inserimento profondo sarebbe azzardato. Khan ha visto Kaiser. Kaiser è passato sul largo granchio. Stai concedendo un po' di risorse a questa Xayah, quindi è già forte di saluti Lord Dominic, quindi non ti rende triste. Ma poi guardi, come hai sottolineato tu, c'è Ghost dall'altro lato con Kai'Sa che scala meglio, che sta prendendo risorse da solo. Korean Macro, ladies and gents, anche quando arriva una disfatta, un'apparente distrazione, un passo falso dei Damwon, come nella schermaglia precedente in cui hanno concesso due uccisioni, c'era un Canyon a ripulire giungla nemica, a metterci una pezza, ed è così che i grandi team tengono corte le distanze sul grafico di gol. Oh, che male. Oh, povero Elioia, che vede Canyon passare e dice grazie. 30 CS sono tanti in giungla, eh. Stavo dicendo prima come tutto sommato non ne stesse uscendo malissimo, eravamo intorno ai 20, ho detto ok, adesso è allineato per recuperare. No, Canyon su dire è veramente una spina nel fianco, un sassolino nella scarpa fastidiosissimo che si affaccia sul tuo campo e te lo toglie proprio quando sei lì per la stittar. Drive by Smite qua che fa un bel po' di male, ora hai perso un'ulteriore risorsa e si crea un divario più grosso. Situazione che rallenta per i DK, come hai sottolineato tu prima, quando c'è l'80% non è l'80%, è ok, è un potenziale 100%, esatto. Lavoriamo per Korean arrivare mindset al 100% di probabilità di vittoria con questo vantaggio che abbiamo ottenuto. Non premono sull'acceleratore, prendono il controllo del match lentamente, metodicamente. Contro i Mad Lions vediamo se funzionerà questa cosa, perché ci sono le occasioni e gli scaling anche lato Mad Lions con questo Victor, con questa Xayah che è andata subito ai saluti di Lord Dominic, ottima scelta. C'è il Lionry da parte di Victor, c'è Rumble subito che punta una Voidzap. Le idee ci sono, ma sono devi premiarle correttamente. I Mad Lions sono qui in 5. I Damwon stanno nemmeno troppo veementemente difendendo questa torre con un Ghost che è indisturbato, farma 1 contro 0. Questo è l'approccio di Damwon. Probabilmente stessimo assistendo a un game dei PSG, forti di questo vantaggio li staremo vedendo in 5 stacked nei cespugli a tendere un'imboscata. I Damwon utilizzano questo vantaggio per acquisire ulteriore vantaggio, per poter sedere comodi nelle rispettive corsie, forti della possibilità di non venire disturbati. È questo il loro playstyle, è questa la loro modalità di stare in mappa e quello che è definito a più riprese un catenaccio e contropiede, per ripercorrere un termine calcistico, per darvi un po' un esempio di quello che è il loro gameplay. Mad Lions in rotazione verso questo drago dell'oceano, tutti insieme in gruppo, stanno cercando lumi profondi, stanno cercando di capire e spottare dove siano i loro avversari.
ma mancano 15 secondi e ancora non sono in zona entrambi i team. DK però si spostano velocemente per evitare che più lumi del necessario vengano rimossi. Guarda come la linea di visione sia estremamente arretrata per i Mad. È praticamente a ridosso dei propri campi in giungla. Che rischio qua da parte di Armut. Il Khan si era esposto con la posizione all'interno della pit del drago. Karzi ha già perso un terzo della sua barra di HP e questa non è una situazione felice. Vogliono l'ingaggio. Oh, qua un bellissimo contro-ingaggio a parte di Kaiser. Molto bella di stilistico, purtroppo però non è la migliore delle separazioni. Armut però trova la vita di Beryl. Khan, bellissima la risposta. Cercherà la chiusura. Armut prende tempo e ora finalmente si inserisce Ghost. Trova la vita di Lioia. Cercheranno di inseguire l'idea ancora una volta con Kenyon che va di slap. Arriva la doppia uccisione da parte di Kaiser. E questo il potere del vuoto. Damwon Gaming Kia, che non trovano solo l'Ace, trovano anche il Baron. Asfissiante, asfissiante gameplay, ed è questa la miglior manifestazione del League of Legends coreano. Può piacere, può risultare detestabile, sicuramente quando ti trovi ad affrontare i Damwon detesti questo loro approccio al game, ma è un lavoro di min-maxing certosino. Non hanno mai rinunciato ad un CS che non fosse necessario perdere, non hanno mai rinunciato ad un soffio di esperienza che non fosse necessario concedere. Guardali, si ravvedono della possibilità che Armut vada al solo Drake e insta teleportano sul drago. Non vogliono concedere nulla ai Mad. Armut qua verrà facilmente chiuso e abbattuto, oppure no, alla fine si salva grazie a tutte le risorse che hanno comunque della loro. Rivelatore missilistico molto bello per uccidere Peril, ma soltanto lui. È comunque un drago dell'oceano che verrà concesso ai Damwon. Verosimilmente sì, una volta che perdi questa preziosissima suprema da teamfight per la vita di Beryl, i Damwon stappano quella buona e si prendono il terzo drago. È una situazione drammatica, l'abbiamo visto già dalle primissime schermaglie come i Mad forzassero, ma signori non c'è scelta. Di nuovo questo tipo di playstyle mette gli avversari in una situazione di lose-lose situation. Starsene lì ad assistere ai Damwon che giocano meglio la mappa, che farmano meglio la mappa, è tanto una condizione di sconfitta quanto forzarli addosso. E quindi Mad cosa stanno facendo? Stanno almeno provando a forzare qualcosa, stanno provando a trovare un flank, stanno provando a trovare una torre, stanno provando a sottrarre un drago. È comprensibile la volontà dei Mad, è che dall'altra parte ci sono dei Damwon in giornata, è difficilissimo sottrargli qualsiasi cosa. Mamma i danni che sta tirando fuori Showmaker. E Xayah è morta! Con Kenyon che semplicemente gli dà fuoco con la Fenice. Disgusting. È un Kenyon che agli occhi dei più distratti non sta facendo chissà che. Agli occhi di un pubblico un po' più educato alla visione di partite di questo livello, non può che risultare come l'MVP di questa partita. Un Kenyon di un altro pianeta. Onnipresente, distrugge totalmente la giungla e di conseguenza ogni corsia si arricchisce. Che prima era la top lane e poi la mid lane insieme, visto che hanno preso quelle due uccisioni nella giungla, hanno ringraziato i Mad Lions e ora si vede i risultati. Sono quasi 10.000 unità di vantaggio, due inibitori a terra e non puoi permetterti niente in risposta. Non hai uno scaling così astronomico da dire vabbè, se possiamo provare a scalare e ce la si può fare. No. Sarei d'accordo in un'occasione in cui Kai'Sa fosse dal lato Mad Lions, ma non è così. O anziché un Lee Sin, magari hai un GP. Insomma, questi campioni che decisamente darebbero un po' più di senso ad un gioco più passivo. Ma così non è. La comp dei Mad era stata allestita per schiacciare i Damwon sin dalle fasi iniziali della partita ed avere poi in Humanoid e Karzi le bocche da fuoco da late game. Ma non sono mai davvero stati in condizione di giocare per Humano dei Karzi Mad. Hanno provato a giocare per soccorrere Elioia dal baratro in cui Kenyon l'aveva gettato. Un baratro che significano 50 CS di stacco. Un baratro importantissimo che è stato tracciato sin dalle prime battute della partita. Una prima torre che finalmente i Mad Lions riescono a battere su questa corsia centrale. Wow, la prima mid. E questo è il problema. Sì, non era la prima in assoluto. Infatti il wording è stato un pochino... No, ma io stesso per un attimo ci ho creduto, perché poteva benissimo essere. Quindi io sono andato anch'io rapidamente a guardare la prima sulla corsia centrale. Ah, no, okay. Ma effettivamente visto... È stato un assolo Damwon fino a questo momento. Quindi poteva benissimo essere. A tutto ritmo questi Damwon ormai...
hanno preso il controllo della situazione. Ora purtroppo il feed ci è un attimo esploso in mano e di conseguenza tornerà a breve, ragazzi. Aspettiamo aggiornamenti dalla regia in merito. Anche se penso che la direzione che abbia preso il match, 10K gold, posso comprendere come i Damwon possono andare a chiudere adesso e finire la partita in loro favore. Poi, oh, magari adesso rientriamo e la sto gufando malissimo e sono morti tutti i Damwon, non so come. Può essere, il teamfight non è male per i Mad, però. No, ci vuole un mezzo miracolo, un kick a segno da parte di Armut su tre persone, un four-man charm into four-man knock-up di Kaiser. Davvero devono avvenire di questi miracoli perché il game torni nelle mani dei Mad. Un divario, sì, di 10.000 unità praticamente. Ci provano, Showmaker trova una bellissima bolla della nanna e danni di questa Xayah. Tentativo di ingaggio che alla fine non porta a nulla di fatto. Ci sono i Super Minion sulla corsia inferiore, vogliono provare a forzare su quella corsia centrale e superiore invece i Damwon Gaming Kia li hanno distratte con i minion preparati prima e ora vediamo, cercano l'ingaggio, Kaiser arriva il knock-up, livellatore missilistico su uno Canyon che viene distratto dal charm di Rakan, Beryl cadrà ed è una singola vittima, Armut che trova il calcio di dragone ai danni di Khan, trovano anche subito dopo un bellissimo knock-up ed è uno shutdown, Canyon viene immobilizzato e il mio potere di gufo è sempre più potente! 3-0 Mad Lions in questo scambio. Damwon che tirano troppo la corda. Decisamente Khan su queste situazioni più di una volta in questo game è andato a trovare la morte con iniziative forzatissime. Magnifico. E questo, ecco, questo se non altro fa comprendere i rischi del giocare un po' più propositivi. Bisogna saper tracciare il confine con decisione. Khan troppe volte si fa prendere la mano. E adesso possono andare su questo drago dell'oceano, i Mad Lions, prendere quei 5 minuti di tempo e la boccata d'aria prima della reimmersione in un game così difficile. Reset assoluto, ci sono ondate di minion da farmare top e mid lane. L'occasione c'è, vediamo se riescono a fare questo colpo gobbo. Non sarà facile però. Non sarà facile affatto, purtroppo il divario nelle tasche dei carry è importante e difficile che ogni singolo teamfight da qui in avanti veda dei Damwon così incauti. Penso ne basti uno ai Damwon per utilizzare un pochino più di attenzione, un pochino più di cautela nelle prossime occasioni. Qua hanno fatto quello che dovevano i Mad, si sono dimostrati molto reattivi nel punire i passi falsi dei Damwon. Damwon che procedono verso la tana del barone e godono di una bella muraglia di visione sulla giungla dei Mad. Non puoi rispondere, lo sai già, i Mad Lions si rendono conto. Questo barone Nashor dobbiamo concederlo ai Damwon. E va bene così, se andiamo oltre questa soglia rischiamo e basta, non ne vale la pena. Abbiamo Xayah che è arrivata finalmente allo spike del terzo oggetto su quell'Infinity Edge. Dall'altro lato Ghost, avendo optato invece per una build un pochino più sicura, non ha ancora lo spike dell'Infinity Edge, deve ancora raggiungerlo e di conseguenza il DPS di Karzi sarà di poco superiore a quello di Ghost. L'inventario di Showmaker può fare la differenza. Sì, l'inventario di Showmaker è tipo mamma. L'inventario di Showmaker vale per tre inventari avversari. Ha veramente un peak off potential devastante la formazione di Damwon, anche solo nella combinazione di Beryl con Showmaker per l'appunto. Khan ha preso una danza della... Humanoid! Sta rischiando qua. Che pelo! Trovato qua in tutto questo il root. Cercheranno ancora una volta di bloccare la serie topside, mantenere la pressione alta in mid lane. Khan e Showmaker si prenderanno l'imbitore in grande facilità, ma almeno la torre top forse riusciranno a difenderla. I Mad Lions sì, per un soffio. Bolla della nanna, i danni del povero Rumble, sta rischiando grosso. Oh, i danni in entrata da parte Showmaker, in tutto ciò Khan si prende l'imbitore bot side. Questa è distruzione a tutto tondo. Karzi che rischia tantissimo, ancora una volta una bolla della nanna va a segno, ma è sul Rakan. Oh! Questo vuol fare, questa composizione in queste fasi di assedio è veramente asfissiante. Il lungo raggio di Showmaker, uno Showmaker molto farmato, ci lasciano poco la spazio. Canna, si lancia dentro, ma Kaiser è già caduto. Prende tempo col cronografo, arriva la lama del Darky, no, Showmaker a ucciderlo. Tumulto di piume difensivo, Karzi adesso costretto a flashare difensivamente per salvarsi dalle grinfie di Beryl. È un 1-1, per ora si sono scambiati su base a pezzi, ma guarda però. Ghost, guarda il danno che sta tirando fuori, liberatore missilisco, salva la situazione, uno scambio di nuovo alla pari con il Yoi che vorrebbe provare a difendere. Canyon sta accompagnando la data di Minion.
Minion, Khan e Showmaker pronti a prendersi di Vitore, pronti a prendersi le torri del Nexus, non vogliono cedere il passo ai Mad Lions. L'onda sonica parte troppo presto e ora bolla della nanna, morte per Rumble, morte per Lee Sin. Humanoid è da solo a difendere e Canyon lo trolla come poche cose al mondo. Morirà anche lui? Humanoid vedrà soltanto la sua base morire, perché Khan alla fine il danno ce l'ha, i Damwon ce l'hanno il danno per distruggere questo Nexus. Korean League of Legends at its finest. Può piacere, può destare l'odio delle folle. Si tratta però di min-maxing, min-maxing puro. Ogni click all'insegna dell'ottimizzazione, ogni spostamento, ogni rotazione con il mirino sul creare il più profondo gap di farm ed esperienza con gli avversari. Mette questo gli avversari in una situazione super frustrante di dover rispondere a tutti i costi, di dover far accadere qualcosa, ma quel qualcosa spesso i Damwon non te lo concedono, forti di meccaniche di teamfight fuori dal comune. Un team che gioca un macro divino, gioca un micro divino, e quindi dove hai appigli per abbattere questi giocatori quando sono in giornata? Non ne hai. Hai provato a proporre il tuo stile di gioco, ma senza tenere il ritmo necessario per affrontare i tuoi avversari. Le idee c'erano, ma nel momento in cui non stai rispettando la presenza totalizzante di Canyon, che con Udyr non ha dominato la mappa, l'ha distrutta. Perché parliamoci chiaro, doppio Argo Granchio per poi procedere e continuare a doppiare Rumble, non dico in farm, ma nella presenza totale di mappa, nel provare a gankare, nel settare visione, nell'aiutare i propri compagni a fare gli obiettivi, nell'aiutare i propri compagni ad avere il più ampio margine di spazio possibile per farmare in tranquillità. E Lioia può essere bravo quanto vuoi, ma con Rumble purtroppo qua è stato punito più volte. Al che si potrebbe dire, ma quindi perché le solo lane non vanno in soccorso di Rumble? Perché non possono. Perché significherebbe creare un... significherebbe togliere il dito perché sta coprendo l'emorragia e andare a doverne tappare un'altra. Quella non smette di esistere. Il problema si sposterebbe da una giungla che sta venendo gappata, che sta venendo lasciata indietro, lo diventerebbero le solo lane. Questo è un po' un gioco che finalizza il vantaggio quanto fa il gioco aggressivo dei PSG Talon, ma mentre i PSG Talon, l'ho detto prima, sfruttano questa profondità per fare altre uccisioni, per mandare in respawn time gli avversari, la gestione dei Damwon è un pochino più safe, è un pochino più calcolata. Vanno ad accontentarsi di ampliare il margine di gold e di esperienza. Questo che cosa crea? Naturalmente è un dare a avere. I PSG con il loro playstyle si assicurano di star chiudendo il game presto tardi. I Damwon si assicurano di andare a giocare dei fight mid late game dove sanno di essere il miglior team al mondo. È una decisione che ieri ha portato i Mad a giocare passo passo con i Damwon in quest'ultra late game, e dove si sono scontrati con la dura realtà di un'esecuzione ultraterrena da parte dei Damwon Kia. Quest'oggi hanno provato ad opporsi, ma hanno trovato dei Damwon pronti ad opporsi a questo tentativo dei Mad. Abbiamo visto un Canyon che dalle primissime battute della partita non è seduto comodo in attesa del gank di Elioia. No, va a impedire ad Elioia di staccarsi dai campi, perché se Elioia non si affretta a raccogliere quei campi, non ne vede uno. Ed è stata altrettanto vincente questa strategia da parte di Damwon. Non diamo mai per scontato il playstyle di questo team. Se sono per 4 quinti la formazione campione del mondo è perché hanno più di un asso nella manica. Non solo di gioco passivo e scaling vive questo roster, ma anche di asfissiante pressione calcolata. E qua è stato l'unico momento in cui sono riusciti a trovare un fight vincente all'interno della loro stessa base, che un minimo colmava il divario che c'era in denaro, ma non può bastare. Pensare, ok, vivo di queste occasioni, vivo di questi errori del mio avversario. Esatto, di errori. Ci pensi che le sole due schermaglie vinte dai Mad sono state un gentile omaggio dei Damwon? Mm-hmm. Penso che loro stessi, un istante dopo l'accaduto, si siano detti, ragazzi, cosa stiamo facendo? Dai, Khan, lo potevi vedere da te, che quella era un'iniziativa decisamente greedy sotto quella torre. Beryl, potevamo tranquillamente staccarci io e te. Sto facendo la voce di Showmaker. Non c'era decisamente bisogno di insistere su quel teleport in corsa inferiore. Credo proprio si siano accorti da sé che quelle due iniziative, quella e questa in base nemica, siano state greedy, avide, inutili, superflue.
E sono state il solo appiglio dall'inizio alla fine di questo game. Non è un roboante 30-0, ma si tratta comunque di uno stomp, secondo me. Per quel che è stato il game, i Mad non sono mai davvero risultati fastidiosi ai Damwon. Anzi, erano i Damwon che risultavano fastidiosi e continuavano a trollare i loro avversari, perché Mad Lions, sì, puoi permetterti tanto, puoi provare a cercare queste occasioni, ma non a questo ritmo, non con queste idee. Hanno deciso di farci vedere ogni fight due volte solo per farci più male. Beh, per fare più male ai fan europei, perché i fan della Corea ovviamente sono felicissimi di vedere questo livello di performance. E non vederlo così crudele, vedere finalmente Kan Sung Kerry, che l'abbiamo già visto nei giorni precedenti, ma vederlo di nuovo giocare questi campioni aggressivi che possono proporre, che possono aggredire piuttosto che Sion, mi rende così felice. Sì. Perché Kan, immaginati essere me che è un top laner che si diverte un sacco a giocare, guarda i mostri sacri giocare così bene, e dicevo, ok, gioca Sion. Io ho conosciuto Kan, che era quel player fuori di testa che ti giocava così aggressivo che la gente diceva, smettila, ti prego, basta aggredire. E vederlo relegato ai tank era doloroso. Vederlo invece su questo Aatrox è proprio, oh sì, grazie per avermi ridato il vero Kan. È un giocatore d'esperienza. Dobbiamo aspettarci Aatrox, dobbiamo aspettarci Jace presto tardi. Abbiamo già visto come le voci su uno scadente Lee Sin, uno scadente GP da parte di Kan sono state messe a tacere nei due giorni scorsi. Prima Lee Sin, poi GP, entrambi giocati magistralmente, anche con molte attenzioni della giungla nemica rivolta su quella top lane di Kan. Quindi io credo che se ci fosse una macchia, più che una macchia, definiamola un'incognita sullo strapotere dei Damwon a livello internazionale, forse proprio a Kan è da attribuirsi questa incognita. Sta rispondendo molto bene alle critiche, sta lasciando ben pochi dubbi sul fatto che questi Damwon, assieme ai Royal Never Give Up, stiano facendo un altro mestiere. Già, e ora con questo ulteriore punto i Damwon si mettono lì comodi, tranquilli in cima, sempre fianco a fianco ai Royal, come sottolineato, e creano ulteriori divari e distacco nei confronti invece del terzo e quarto classificato. Prima perde Paris Saint-Germain, adesso perdono i Mad Lions, che si trovano su 3-4. Il resto della giornata comunque andrà un po' a ribilanciare. I Mad Lions potranno trovare la loro occasione contro i Pentan e OGG, quindi sarà un matchup un pochino più semplice. Tuttavia, vedere questo grosso divario che continua ad ampliarsi nel mentre dell'evento, nel mentre del torneo, un po' fa male. Sì. L'inizio di MSI dei Damwon lasciava veramente a desiderare. Abbiamo parlato di una botlane difficilmente in partita, un Ghost quasi spettatore dei successi di Canyon e Showmaker, un Beryl fuori fase che non trovava l'ingaggio come ci si aspetta da un giocatore che predilige i support duri da ingaggio, quindi un Nautilus, Leona e quant'altro. Invece sembra essere tornato online anche questa botlane. Non starà regalandoci quelle giocate flashy da montage di fine stagione come hanno fatto in NCK, in cui Ghost ha raccolto diverse pentakill, se non sbaglio è primatista per pentakill raccolte nella stagione NCK. È un Ghost più operaio, ma può concederselo. Finché Canyon è a questi livelli, finché Showmaker è a questi livelli, top lane e bot lane possono sedere comodi e limitarsi a dare supporto. Poco ma sicuro. Signore e signori, noi adesso ci prendiamo una brevissima pausa e torneremo subito dopo con Cloud9 contro Royal Never Give Up. Hope tra poco.